Quindi dal mio punto di vista, come dire, io non sono per giustificare né l'uomo che pronuncia la condanna sui coloro che chiamano i kamikaze martiri, né dall'altra parte sui kamikaze martiri che pronunciano la loro sentenza di morte in nome e per conto di un divino su altri esseri umani. Non sono affatto per fare questa scelta. E se tu mi dici dove ti schieri, io ti rido addosso e dico: siete tutti uguali da questo punto di vista. Qual è l'unica differenza? Semplicemente che gli uni sono un po' più grezzi e gli altri un po' meno grezzi. E non vi rendete conto che dal mio punto di vista l'offesa che voi recate all'altro, quando giudicate in maniera sottilina e dite: ma guarda quello lì quanto poco evoluto è, e giù a giudicare, questa offesa è altrettanto rilevante quanto provocare un'esplosione che ammazza 20 persone. Lo so che le vostre menti insorgono immediatamente, dico: no, c'è una bella differenza, c'è una gradazione finché c'è una mente. Ma se io voglio finalmente far saltare queste vostre certezze, devo potervi dire: per me non c'è nessuna differenza, il principio è lo stesso, il meccanismo è lo stesso, soltanto che uno è più grezzo e l'altro è più raffinato. Ma dal mio punto di vista siete entrambi imprigionati dentro la stessa logica della mente. Quindi io avvaloro i kamikaze, non si è mai detto. Io avvaloro coloro che, come dire, sparano a zero sui kamikaze, non si è mai detto. Gli uni e gli altri sono nello stesso modo prigionieri di una mente. Soltanto che la via della conoscenza fa guardare sempre più con leggerezza agli uni e agli altri. Ovviamente, chi poi ha una funzione, chiamiamola giuridica, chiamiamola di giudizio sociale, non ragionerà come ragiono io. E questo è sacrosanto. Perché? Perché l'uomo si dà delle leggi sociali condivise da una comunità umana che ovviamente pone dei vincoli alle azioni. E in questo caso è anche giusto che ci siano i tribunali di giudizio su, come dire, le torture, no? È giusto che ci siano. Ma questo riguarda l'umano, non riguarda me nel momento in cui propongo un insegnamento. Quello che io devo proporre in questo caso è la raffinatezza dell'uomo che dice: ah, quello ne ha uccise di persone, senza tener conto che nel momento stesso in cui non impara a sorridere su questa affermazione, lui sta uccidendo ancora una volta quel divino che nasce anche lì, lì, in questo soggetto che si fa esplodere. Ed allora davvero, davvero, davvero il problema diventa come imparare, ciascuno nel suo piccolo, ad ascoltare se stessi tutte le volte che io dichiaro che gli altri feriscono e che io invece sono lì che sto curandomi magari le ferite ricevute, senza accorgermi che io puntualmente, giorno dopo giorno, spesse volte frequentemente nella stessa giornata, infilo col mio pensiero il mio piccolo pugnale sugli altri. Quanti vostri pensieri sono intrisi di tutto questo? E questo sempre finché c'è una mente. Quindi la mia risposta è: certo, c'è un karma. Certo che c'è un karma finché c'è una mente. Ma se io uso come dire, il metro del karma, immediatamente la conseguenza è: loro hanno tanto karma negativo e io ho poco karma negativo. In questa maniera cosa abbiamo fatto? Nel momento in cui pronunciate questo giudizio, avete già inflitto il piccolo vostro pugnale sulla schiena di coloro che si fanno saltare lì in nome per conto di un credo. Serve? Non serve? E amore questo? Sì, posso dire che può essere amore nel momento in cui dico li perdono, ma è un amore estremamente limitato. Non è quell'amore che attraversandovi vi zittisce e vi fa stupire perfino delle torture. Perfino delle torture, perché si apre semplicemente un mistero rispetto al quale voi chinate la testa, pur ovviamente non avallando da un punto di vista sociale, da un punto di vista, come dire, giuridico, chi compie azioni di questa natura, perché è giusto che la comunità umana si difenda. Ma allora parliamo di comunità umana, non parliamo di quell'insegnamento che mette, come dire, in luce il fatto che ogni comunità umana si dà dei vincoli, ma che quei vincoli fanno parte sempre di una mente che deve pur, come dire, caratterizzare il suo stare insieme con altre menti. D'accordo?